Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Mitopia. La scorsa volta abbiamo affrontato il Dedalo sotterraneo che conteneva il Minotauro, pericolosissimo ma molto facile in realtà da sconfiggere, e tornandoci si è aperta un'altra strada che magari vedremo più avanti. Oggi l'obiettivo è arrivare alla piramide e vedere se c'è il Duca del Male perché ha rubato le facce sia al genio Burlone che si è rivelato essere buono in parte, sia a quasi tutti gli abitanti della città che vediamo qui. Ragazzi, vediamo un po' di fare qualcosa. Di andare ad affrontare il Duca del Male se c'è qualche altro sottoposto prima di lui. Che non sarebbe neanche tanto strano. Prendiamo una strada a caso, ovviamente, come sempre per iniziare. Tanto tutte quante le strade portano a Roma, o in questo caso al Duca del Male. Ci sta, no? Oh, attenzione! Ci siamo accampati! Questo percorso è stranamente lungo. Sono così belle le stelle. Oh, che bello, una stella cadente! È una stella cadente, esprime un desiderio. Soldi, dai, mostri. Possiamo fare più volte il livello. Magari era un mostro forte. Il nostro desiderio sarà avverato? E a quanto pare sì, Escanor. Che cosa ci sarà dentro? Che sia un dono della stella cadente? 640 monete, che non sono male, effettivamente. Chissà però che mostro ci sarebbe stato lì dentro, forse uno che non avevamo ancora affrontato. Sarebbe un peccato. Uno che dava molti punti esperienza, forse. Eccolo, va. Ma neanche per sbaglio. Tra l'altro, ragazzi, zitti zitti, cacchio cacchio, ci siamo aumentati la pepiera perché abbiamo salvato 750 facce. Insomma, vorrei dire, Ma ragazzi, non posso esimermi da comprare questo pezzo di arte raffinatissima. Wow, poi 8 punti in più di attacco. Wow, scherziamo? Cosa? Equipaggia Svur? È bellissimo! Cavoli! Certo, ho speso quasi tutto perché... Ah, Brosso vorrebbe questo, la lancia. Ma... Lancia golosa. Andiamo, dai. Vediamo un po' se si apre una nuova strada. Sì! Entriamo nella piramide! Oh, abbiamo subito dei nemici portentosi. Va bene, affrontiamolo subito allora. Un golem, eh? Golem gentile. Ah, poverino. Mi dispiace ora fargli male. Sotto a chi tocca? Aspetta, sta... No, stato nemico. No, salvare. Fermati, sono sbagliato. Ok, si prende l'altro attacco. Fermati. Stato nemico. Ah, ok, sono dei Bolucci. Crediamo in noi, certo. Vediamo un po' che fa Bob Ross. Forcone molesto e prende lei o lui. Sicuro? Eh? Non mi fai nulla. Attacco felino. Oh, fa male anche all'altro? Bene. E mi sa che ci siamo col prossimo attacco? Sì. Bene. Oh, grande. Vinta facilmente. Filetto di golem. Perfetto. Non potevo chiedere di meglio. Peccato che non ci sia un nemico forte ad ogni stanza, ad ogni percorso, insomma. Grande piramide. Molto bello il percorso, eh? Mi piace questa ambientazione. Non è che vengo da giochi dove c'erano le piramidi e cose varie, però mi piace molto. Forse mi ricorda il livello di Super Mario 64, che è bellissimo quello della piramide. E così è questa la grande piramide. Mi chiedo dove si nasconde il Duca del Male Gianni. Non lontano, credo. E ci saranno anche un bel po' di mostri con i volti rubati alla gente in città. Mi immagino. Iniziano a tremarmi un po' le gambe. Forza! Bando alla strizia e andiamo avanti. Giusto. Ma strizza. Ma fino ad ora super forti, super incredibili. Ma questo qua c'ha paura. Cobra blu e mummia. Mammi. Attenzione però, si è mangiato l'arma di Escanor. Ok, ci ha ridata. Bene, funzionale. Quale leva vuoi tirare? Destra. Sono destro, andiamo a destra. Cioè, moriva, Paura, paura. Per Escanor avremmo la spada trinciante, quindi diamo a lui i soldi per stavolta. Poi al prossimo giro Bob Ross. Gli compriamo una lancia golosa. Bellissima. Equipaggia pure. Buona. Vorrei solo mostri veramente in questa grande piramide, però a quanto pare no, non è possibile. Lì c'è l'esploratore che abbiamo visto anche in città, che a quanto pare vuole fare la mappa della piramide. Si sarà perso. Cosa? Litigano? Ah, ok, fanno pace, meno male. Meno male, perché sennò fargli fare pace poi dopo che litigano è dura. Ah, ecco! Shallaranran!
Shala e shala. No, non è proprio così, però. Non ho parole. Tutto ciò è bellissimo. Zampata farina su guida. Hopla, yeah! 48 danni. Ah, accidenti. Sicuro? Hopla. Sono più veloce io, però prendi le botte, prendi. Oh, attenzione! Pisciatella! E una se n'è andata. Niente male, Mr. Clean. Aio. Wow, che meraviglia. Oi! Ma che fai, Escanor? Concentrazione. E poi combini. Fa uno sforzo. Me ne sono accorto in effetti. Sì, non si sforza poi molto Bob Ross. Scusami, è stato nemico. Per vedere che cosa stiamo combinando. Ah, è forte. Attacco felino allora, dai. Perché è molto forte. Sì, piano, piano. Calma. Calmati. Ok, ci siamo, dai. Ah, vai, Ippona, sbuffa tutto e via. Così l'altro nemico se n'è andato e noi con l'attacco felino lo finiamo. Grande, abbiamo salvato guida turistica. Evviva! Vittoria! Yeah! Biscottartino, forte. Sì, perché abbiamo sconfitto un boss a quanto pare. Ho dormito come un ghiro, ma quando? Ah, tocca ora a Bob Ross ricevere la sua nuova arma, se la vuole a questo giro. Ho tagliandi di gioco che mi servivano, che ne ho consumati un bel po'. No, vuole un vestito ora. Ah, vuole delle corna capra. Vai, subito, bellissimo. Da farfallina diventiamo demoni. Facile, facile, va. A proposito, escano l'armatura e lana. 920 precisi, siamo ora poveri. Siamo poveri, per fortuna non abbiamo debiti. No, però non la metto. Oddio, anche se... No, solo statistiche. Oh, la faccia torna al suo legittimo proprietario. Andiamo qua ora. Ah, là mi sa che ci si può entrare in quella crepa, qualcosa mi dice di sì. Abbiamo un'altra leva. Sinistra. Banana, ok, quindi ci è andata bene. Però se destra ci dava dei soldi, invece, non è detto che ci debba per forza essere qualcosa di male. Ah, qui è una porta dove ci vuole un altro sigillo, un'altra pietra. Quindi la prenderemo magari in uno di quegli altri livelli. Andiamo un po' dall'esploratore ora. Che piglia, caro? Sento che anche tu hai un grande spirito di avventura, ma ciao, no? Bene, ho un consiglio da darti. È una cosa segretissima, quindi non dirla a nessuno. Tre sono le leve. La prima devi ignorare, le altre due sono da tirare. Non dimenticarlo, ti tornerà utile. La prima devi ignorare, le altre due sono da tirare. Va bene. Cercherò di ricordarmelo. Grazie del consiglio. Molto utile, caro. Io veramente una leva ne ho già tirate due. Ah, ok. Guarda da vicino. Vuoi tirare la prima leva? No. Vuoi tirare la seconda? Sì. E anche la terza. Si è aperto un passaggio segreto. Ottimo. Forse è quello che abbiamo visto dove c'era la crepa. Ah, ecco, semplicemente per questo, ottimo. Oppure il passaggio ci porta prossimo al tesoro. Sì, a quanto pare il passaggio segreto era per di qua. Ah, però un grande tesoro, 1500 monete, cotica. Oh, Mr. Clean vuole un biberon? Perché? Ma che cos'è? Vabbè, oh. Se lo vuoi, io te lo regalo. Equipaggialo pure perché è divertentissimo. Beh sì, intendevo l'idea del biberon, che una persona adulta usi un biberon come arma, questo intendo. Delle corde e le copelle! Ma questo... No! 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 Da paura! Da vampira sexy proprio, eh? Vai, indossalo pure! Mamma mia, che roba è sto team! Che vuoi fa? A questo punto andiamo qui.
Mi sta per la mente però che devo affrontare tutti quanti i percorsi dell'altro livello, perché ci vuole la gemma, a meno che non la incontriamo adesso la gemma, così a caso. Ah però, attenzione. Ecco, oh, due! Ah, padre e figlio, ovviamente. Oh no, che succede? Spade e scudo! Scudo tarocco! Ah, non vale una cippa! E scimitarra Delia. Questo, ragazzi, oh, come godo. Cavallo e sbuffata, vai. Ma è bella, su. Sbuffa! Fiamme dell'inferi! No, non lo so come si chiama l'attacco. Vai. Bravissimo, stato nemico. Ah, però! Ci andiamo giù pesante, eh? Forse sconfiggendo loro ci daranno il medaglione per la porta. La gemma, quello che è. Stampata ferina a lei, così tanto eliminiamo un pericolo. Ah, ce la facciamo! Grande! Yes! Aspetta però. È solo caduto a terra, non è detto che l'abbiamo sconfitta al 100%. Magari lui la può risollevare. No, non può. No, no, a quanto pare non può. Ok. Turno di Escanor, attacco in sella. Pemmete. Ok, ci siamo. Oh, andati. Yes. Ma lei? Ok, grazie, prego. Eccola. Ok, no, un attimino dico. Non le fanno entrambe insieme perché non può Nintendo Switch reggere tale potenza di calcolo? Direi che è fatta, no? Direi proprio di sì. Ah, ora abbiamo anche un bonus per aver sconfitto un boss. Oh, bello, bello. Ah, nessun bonus, solo così. 300 punti a diritto, va bene. Va bene. Un altro vicolo cieco? E ora dove andiamo? Ascoltami, Andre Link. Cosa? Devi dirigerti in fretta alla porta che si trova dentro la grande piramide. Ma che ti ha preso? Eh? Non ne ho idea, ero qui e d'improvviso ho sentito come se qualcuno mi dicesse cosa fare. Ma che? Beh, immagino che possa succedere in luoghi come questo. Ah, sì? Certo, le piramidi hanno il potere di connetterti alle energie del cosmo. Ah, capisco. Ricorda, una porta, trova la porta e troverai la via. Strano. Però, siamo arrivati alla locanda. Bene. Andiamo a trovare questa porta gigante allora. E dunque, Mr. Clean vuole un camice orologio. Buono, compriamoglielo. E le facce tornano ai loro legittimi proprietari. Ma quindi qui devo andare? Ma non ho. A quattro gemme servono. Un vicolo cieco. Ci sono quattro fori nel muro. Il passaggio è sbarrato. Già. Niente, bisogna tornare indietro allora. Bisogna andare dove? Nel dedalo sotterraneo, credo. Per prendere appunto gli oggetti, le gemme che ci servono, no? Gli oggetti. Oppure parlare proprio con gli abitanti della città, magari. Perché no? Eh? Facciamo la prova. Ok, lei è una. Guida. Non so che guida la macchina. Ah, così va meglio. Mi era mancato questo viso. Tieni, voglio che l'abbia tu come segno della mia riconoscenza. Sì, è lei. Quindi devo salvare anche un'altra faccia, allora. Sicuramente questi due mi danno due gemme. Tu sta a vedere. Papà, Delia! Signore! Grazie mille. Grazie mille davvero, dal più profondo del mio cuore. In virtù eccezionale, per questa volta ti daremo qualcosa gratuitamente. La gemma di Aridosso 2, quindi solo una loro in realtà ne danno. Va bene, l'altro è tu e tu, ok, e tu anche. Ci sono diverse facce da salvare. Devo prendere allora le altre strade. Prendendo le altre strade non è saltato fuori nulla, quindi probabilmente devo andare nel Dedalo a prendere i volti che mancano, visto che si sono aperte altre strade. Oh, però attenzione perché Mr. Clean vuole un'ampolla veleno. Bah, diamogliela. Che fa, non dai del veleno? Hemlock. Però ragazzi, io direi intanto di provare a mettere due gemme. Però ancora non si apre, no? Ci vogliono ancora due gemme che stanno sicuramente nel Dedalo. Allora, a questo punto,
A questo punto, ragazzi, l'episodio può terminare qui. Nel prossimo andremo ad affrontare ancora una volta il Dedalo e vedremo quale, se ci mancano delle gemme, se stanno lì oppure se stanno davvero da altre parti ancora, non ne ho idea. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Come sempre vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo video di Mitopia. In descrizione trovate il link per Instagram. Magari se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! No, si scherza, si scherza. Tocca pure andarmi a lavare.